Roberto Taurino in diretta per commentare questa partita, pronti via, i primi 25 minuti avete sofferto molto l'aggressività del Pescara, poi all'inizio secondo tempo sembravate aver preso in mano la partita, cosa è successo dopo? Sì, ha ragione lei, il Pescara è partito sicuramente meglio di noi, aveva un'aggressività diversa, noi nell'uscita dal basso abbiamo letto male alcune situazioni, secondo me, che avevamo anche lavorato. E mi è sembrato che la squadra sia andata un po', non abbia giocato con quella serenità. Ecco, al di là dei meriti del Pescara, che sicuramente è stato aggressivo, secondo me c'erano tante situazioni che potevamo fare meglio, perché avevamo visto in settimana come potevamo dare fastidio al loro modo di venirci a prendere. Però lì forse mi è dispiaciuto solo questo aspetto, come se ci fosse mancato un pizzico di personalità, ecco, diciamola così. Indirizzavamo secondo me subito male la giocata e ci facevamo chiudere, e quindi poi spesso siamo stati costretti alla giocata lunga sulla punta, che non è normale che in determinati frangenti si può fare. Però secondo me non è il calcio migliore per questa squadra. Poi nel secondo tempo invece? Nel secondo tempo secondo me eravamo partiti bene, con ordine, la stavamo tenendo bene. E abbiamo lasciato quell'occasione quando Ricciardi non ha impattato bene la palla, eravamo messi bene secondo me difensivamente, c'è stato un errore tecnico. Dopo aver concesso quella palla ho avuto la paura, ho avuto la sensazione che la squadra abbia avuto un attimo di timore. E ci siamo abbassati qualche metro di troppo, infatti abbiamo concesso 2 o 3 tiri dal limite che il primo tempo non avevamo concesso, perché riuscivamo a essere aggressivi. Poi nel momento in cui stavo cambiando, volevo fare 3 cambi per dare un nuovo impulso, purtroppo abbiamo preso questo gol su palla inattiva. Palle inattive secondo me sono un momento a sé della gara. Noi abbiamo lavorato secondo me bene oggi sulle palle inattive, su quella abbiamo commesso un paio di errori secondo me. Si poteva fare meglio sia nell'impatto della palla, sia forse ad andare a prenderla. Vabbè, la rivedremo con i ragazzi. Dopo il gol è come fosse iniziata un'altra partita invece. Ho avuto la sensazione proprio che emotivamente la squadra si sia liberata di un po' di tensione, un po' di paura, come se nella testa dei ragazzi fosse scattata una molla per cui non ci fosse più nulla da perdere. Ecco, una volta che sono sotto devo giocare, e questo un po' mi dispiace per tutto quello che abbiamo fatto in questo mese e mezzo di lavoro, e sinceramente mi dispiace. Cioè, se dobbiamo aspettare di prendere uno schiaffo per iniziare a proporre il nostro calcio, c'è qualcosa che non torna. Allora, deve andare in sala stampa, quindi la salutiamo. Sì. Solo una battuta flash, lì c'è un giocatore, uno che l'ha impressionato del Pescara? Uno. Giocatore che mi ha impressionato del Pescara? Vabbè, verrebbe troppo facile per l'età, per la personalità delle Monache. Si vede che è un giocatore che può costruirsi veramente un grande futuro, ha personalità, ha qualità, ha tempi, si vede che sa giocare a calcio, e non è un caso, voglio dire, un 2005 che gioca titolare in una squadra come il Pescara vuol dire che ha qualcosa in più.